Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Se non siete ancora iscritti, come sempre, cliccate qui sotto su iscriviti, attivate la campanella per ricevere sempre gli aggiornamenti sui miei video e sostenetemi commentando, lasciando un like e così via. Allora, oggi ho provato con voi diversi prodotti nuovi che non avevo ancora provato, mixando comunque dei prodotti che avevo provato un po' negli ultimi mesi, anni. Quindi ho fatto un mix di prodotti, sia low cost che un po' più costosi. Mi è stato di ispirazione questo ombretto qui di Natasha Denona, che è bellissimo, l'ultraviolet. È un viola con riflessi verdi, quindi ho fatto questo look viola e verde, poca fantasia, insomma. E niente, io spero che il look vi piaccia e che vi sia utile in qualche modo. Io vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ho già idratato il viso e il contorno occhi e ho applicato anche il Viper, come caspiterina lo vogliamo chiamare, di Nabla. E vedete che le mie labbra sono molto grandi in questo istante. Considerate sempre che io ho fatto il tatuaggio alle labbra e che piano piano sta venendo fuori. È forte, ragazzi, è forte ma funziona. Utilizzo il fondotinta di Wycon, il Liquid Velvet Foundation, che ha un finish semi matte. L'ho comprato da pochissimo proprio perché voglio iniziare, come vi dicevo dall'ultimo video, ad utilizzare dei prodotti sia un po' più economici, mixati appunto a quelli un po' più cari, che sono sicuramente di una tecnologia un po' più importante, e quindi sono alla ricerca di valide alternative a quelli che sono i miei standard. Mi sono fiondata su questo fondotinta, sono entrata dentro uno store Wycon dopo tanto tempo, ma veramente tanto tempo. È leggermente profumato, però è piacevole come profumo, non è invadente. Dicevo, non entravo in uno store Wycon da una vita e devo dire che c'erano diversi prodotti in sconto e altri no. Il fondotinta in questione no, l'ho pagato sui 16-17 euro, ora non ricordo precisamente, quindi in realtà secondo me è un medium cost, non si può definire un low cost come tipologia di prodotto, ed è un po' la tipologia appunto di fondotinta che io amo, perché è un fondotinta molto leggero, modulabile. Questa è la mia prima volta che lo applico, quindi vi sto descrivendo il prodotto ora che lo sento anche indosso, e ha questo finish matte ma non effetto mascherone. La ragazza che me l'ha venduto mi ha consigliato l'NC20 ed effettivamente è proprio il mio colore, quindi è stata bravissima. Le labbra adesso le idrato, poiché ho aspettato un attimino che l'effetto del volumizzante di Nabla sparisse, appunto, nel senso quel pizzicore abbastanza forte, e vado appunto a mettere questo prodotto qui di Astra, un stra recensito positivamente con il 90% di ingredienti naturali, che è un oil, quindi è un olio un po' più reidratante, effetto glossato. Sicuramente da inizio video avrete visto i miei solchi, le mie occhiaie, nonché la palpebra arrossata. Purtroppo vi dico che sto testando una palette da pochissimo e mi ha macchiato la palpebra. È una cosa lieve perché non è eccessiva, però io la vedo questa palpebra un po' più fucsia. Ieri avevo fatto questo smokey con i toni del fucsia e mi ha macchiato un pochettino, quindi in linea generale non vi preoccupate perché riusciamo comunque a correggere la situation. Come correttore utilizzo della linea Bless numero 2. È una linea nuova che in teoria è creata per i professionisti, però lascia diversi codici sconto con le persone con cui collabora. Io seguo tantissimo Chantal Giaffardini, che è fantastica, è una delle mie makeup artist preferite, mi fa impazzire, c'ha uno stile, una delicatezza, una non lo so, non saprei manco cosa descrivere, cosa mi piace tutto di lei. Vi dicevo, lei sponsorizza molto questo brand, fa diverse collaborazioni e ultimamente ha lanciato una promo, il trucco appunto Bless al 50%, e io ho fatto un ordine sia di questo, del correttore e di un rossetto, pagando tutto al 50%. Insomma, il correttore l'ho pagato come un prodotto molto economico, però è studiato per un uso un po' più professionale. Vedete che ha corretto perfettamente l'occhiaia, ma non l'ha segnata. Io ho usato solo il numero 2, ma volendo si può mixare al numero 3, che è un pochino più corallo, vedendolo dal sito. Su Instagram ne avevo già parlato all'inizio della prima parte della mia palpebra, ho una
leggera dermatite, irritazione dovuta agli eyeliner di Kiko. Purtroppo mi hanno fatto un po' di allergia. Li ho un po' stressati i miei occhi ultimamente, quindi ho utilizzato quegli eyeliner un po' più tutti i giorni e niente, mi hanno fatto un pochino di allergia. Ad ogni modo, oggi io non so che trucco fare. In realtà vorrei provare con voi una palette nuova di Cosmify, i Dannati, in collaborazione con Richioba, e questo ombrettino qui di Natasha Denona in crema che mi ha regalato una di voi, mi ha chiesto l'indirizzo e niente, mi ha inviato l'ombretto. Io la ringrazio tantissimo e non vedevo l'ora di provare. Però, ispirandomi un po' all'ombretto, che è un viola verde, non so se riuscite a vedere, c'è un verde che vira al militare e anche al blu, non lo so. Volevo comunque utilizzare un po' questi colori nella piega per intensificare e mettere in risalto questo ombretto. Non metterò primer e va bene anche solo il correttore. Andremo a utilizzare la Carnival 3 di Be Perfect, che è questa azienda che fa tutte queste palette colorate, vedete questa qui. Io ho solo questa, mi basta perché tutti questi colori sono anche un po' too much per me, però mi piace tantissimo. E vado ad utilizzare praticamente un mix di questi due colori, che sono un verde bosco e un verde militare, quindi cercherò di li andiamo a mettere nella piega palpebrale per dare tridimensionalità. Sono molto pigmentati, quindi poco prodotto per volta e considerate che, anche se non siete precisissime, infatti io non lo sono per niente stata, io solitamente applico il prodotto e poi con un pennello pulito diffondo il colore e direziono la sfumatura che voglio ottenere. Mi fermo con il verde e adesso è l'ora del violaceo. Inizio con questo perché è tra l'altro uno dei miei preferiti della palette. Questa palette già l'ho provata diverse volte ed è meravigliosa. La qualità è ottima, vedete che io con un tocco sono andata proprio a intensificare. Vado un secondino a ripulire la parte finale. Prendo anche questo viola, che è un pochino più forte, e lo vado a sovrapporre leggermente qui. Questo pennello da correttore è, secondo me, il migliore in commercio per truccare se stessi, però, Lo trovo veramente fantastico. Mi permette, appunto, anche di correggere eventuali sbavature che non mi convincono del make-up. Sempre dalla Be Perfect prendo questo colore qui, che direte voi, Massimo, dove lo metti questo? Lo metto proprio poco al di sopra, così tamponando leggermente. E ora siamo con te. Ultraviolet di Natasha Denona. Prima che asciughi vado a omogenizzare il tutto con l'ombretto matte. Mamma mia, è pazzesco! A questo punto eyeliner, utilizzo questo di Astra, che è il 16H Pro Liner ed è un eyeliner nuova scoperta, nel senso che lo sto utilizzando da una settimana e mi sembra molto valido, ma vediamolo insieme. Ora, matita nera all'interno della rima interna superiore e inferiore, come morire conficcati. E ora ricreo la stessa sfumatura graduale col verde che ho fatto sopra, la faccio anche sotto, dare continuità. Sono andata a ripescare il mio adoratissimo ombretto in polvere di neve Aurora Boreale. È un bellissimo oro rosa. Ho messo all'interno del tappino un seal, io utilizzo quello di Make Up Forever di tanto in tanto, e vado praticamente a fare una sorta di pappina molto molto leggera. Questo è un ombretto minerale in glitter e lo vado ad applicare proprio qui sul dotto lacrimale per dare questo punto luce un pochino più strong, ma sempre con questi toni rosa tenui bellissimi. A questo punto mascara, utilizzo questo di NYX, che è un best seller dell'azienda, si chiama Wonder Eyes volume mascara liftante, lift cam mascara, e che ha questo scovolo che io non amo particolarmente perché è in silicone,
Io sapete che mi viene un attimino l'orticaria quando sono così poi rigidi, però devo dire la verità, è un mascara che dà un effetto curvatura pazzesco. Tende un pochino a irrigidire le ciglia, che però non è uno svantaggio, nel senso che sono sempre così dritte, girate, pietrificate fino a sera. Non so se avete le ciglia che vanno un pochino verso il basso e volete, mi sono sporcata, volete un effetto pettinato è il mascara che fa per voi. Se volete un effetto extra volume, dovete starci un pochino più dietro, quindi fare più passate, però comunque l'effetto volume lo dà, non è che non lo dà. Ad esempio, io non sono una grandissima patita delle ciglia finte, però in questo look secondo me sono necessarie, quindi non le metterò comunque perché non mi va proprio, vi dico la verità. Poi non sarei nemmeno me stessa, cioè metterle per il video e poi nella vita reale non indossarle, no. Ok, questo è il look finito, non so se vi riuscite a vedere il duochrome dell'ombretto di Natasha, ma è stupendo. Se avete fatto caso, io non ho messo la cipria, non ho incipriato perché non conoscevo il fondotinta ed ho fatto bene perché è un fondotinta che secondo me non ha una durata eccezionale, perché adesso che ho terminato io noto qualche discromia che mi sembrava di aver corretto precedentemente, quindi che faccio? Ne applico un altro po'. Io amo follemente questo pennellino di Zoeva, è il 110, è un round piccolo da precisione. Allora, come contouring vorrei utilizzare il Wonder Stick di NYX per correggere un attimino il naso, perché è un colore che mi piace tantissimo per fare queste correzioni. Non è un correttore, una crema troppo fredda, ma non è nemmeno calda. Preferisco farlo in crema perché sento il fondotinta un po' più morbidino, ancora fresco appunto, ancora morbido, e quindi mi permette una sfumatura, vedete, proprio perfetta. E fisso tutto con la cipria in polvere libera di Givenchy, che conosco benissimo, quindi so benissimo come si comporta sul mio viso, proprio per assicurarmi un test, diciamo, quanto più veritiero possibile del fondotinta. Non provo mai basi nuove, creme nuove sotto un fondotinta nuovo, perché poi se la riuscita non è ottimale non saprei qual è il prodotto che ha fatto flop, insomma. Come blush utilizziamo questo pink di Makeup Delight dalla sua palette, che secondo me è perfetto proprio per questo trucco occhi, perché va nel viola, quindi deve essere abbastanza rosa il blush. E da questa meravigliosa palette di Pat McGrath vado a prendere l'oro rosa che è presente e lo applico come illuminante. Allora, è molto soft da asciutto, io l'ho applicato anche da bagnato, quindi ha un effetto più glow, però preferisco avere un effetto un po' più naturalino. Sulle labbra proviamo un rossetto di Dior che è il numero 100, il matte della linea matte Rouge Dior, con la matita integrata, appunto, cioè è abbinata, che è la Nude Look, sempre numero 100. Vedete che le labbra sono tornate normali. Diciamo che il viper di Nabla su di me ha un effetto di circa un'oretta. Adesso è passata quasi un'ora, infatti le labbra sono tornate un pochino normali. Per quanto riguarda la colorazione, c'è un po' di fondotinta sicuramente sulle labbra, ma già qui io solitamente non le ho pigmentate. Sta per uscire il tatuaggio che ho fatto quasi un mese fa. Lo vediamo insieme tra un mese e lo chiacchieriamo se vi va. E niente ragazzi, questo è il trucco finito, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Io proverò un po' il fondotinta che mi piaceva appena applicato, ma adesso lo sento ancora morbido, forse ne ho messo troppo. Lo proverò e vi farò sapere. Vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!